La storica linea ferroviaria sul Monacarpinone torna a rivivere grazie al treno speciale Il Mondo dei Sapori, partito da Isernia e arrivato a Sulmona. L'iniziativa delle associazioni Le Rotaie Molise e Transita, con la fattiva collaborazione del Parco Nazionale della Maiella. Siamo al sesto treno che abbiamo organizzato, il primo del 2013, sempre con il pienone, 252 posti a sedere e 252 partecipanti, provenienti un po' da tutto il Molise, qualcuno anche dall'Abruzzo, e c'è un nutrito gruppo di una 10-15 persone anche da Roma. È una manifestazione ormai rodata, no? Perché noi dal 2012 che stiamo facendo questi treni e abbiamo un successo enorme veramente, perché la gente la sentiamo. Quando attraversa questo territorio è entusiasta, una bellezza unica, e siamo convinti, anzi, questo fatto ci spinge a ricercare turisti da tutta Italia e anche dall'estero. Il treno ha compiuto una serie di soste nei centri più suggestivi tra l'Abruzzo ed il Molise, alla scoperta del parco nella sua splendida veste invernale. Siamo orgogliosi, fieri di questa cosa, speriamo che possa valere a far ripristinare un minimo di collegamenti su questa linea destinata ormai a chiudere. Vogliamo presentare questa linea ferroviaria agli alti livelli del turismo europeo, perché in particolare io, che ho lavorato per tanti anni in Europa nell'ambito ferroviario, posso dire che questa linea non è seconda a nessuno, ha una sua bellezza particolare, e mi meraviglio che gli amministratori locali, regioni, comuni, istituzioni eccetera, non l'abbiano ancora valorizzata così come merita. Dopo l'arrivo a Sulmona, i viaggiatori con autobus messi a disposizione dal comune hanno raggiunto il Museo del Confetto per poi ripartire alla volta di Isernia dalla stazione di Sulmona Introdacqua. Noi come amministrazione comunale abbiamo dato il nostro apporto, ed è importante che in queste manifestazioni comunque questi treni verdi vengono organizzati anche con maggior frequenza, questo anche per cercare di far capire a Trenitalia che questa tratta, la Sulmona-Carpinone, è una tratta molto importante per quanto riguarda il turismo verde in Abruzzo. L'iniziativa avrà ora una cadenza mensile, da marzo per l'occasione verrà utilizzato anche un treno speciale. Abbiamo anche altre prenotazioni per il treno successivo del 17 febbraio e continueremo così per tutto il 2013, un treno al mese. Da marzo io già ho preso accordi con Trenitalia per un comodato d'uso di un materiale storico, quindi la primavera qui a Sulmona ci accoglierete con un materiale storico dedicato proprio a questa linea ferroviaria.